un attimo di attenzione. E allora, con grande piacere colgo l'occasione per iniziare questi lavori congressuali, che sono preceduti da un momento particolare di ricordo di Gabriele Palpacelli, che è stato un grande maestro di tennis, un uomo di sport e oltretutto anche un dirigente federale importante, infatti era consigliere federale a Roma. Do subito la parola a Iano Monaco, anche lui consigliere federale, che sicuramente vorrà portare il ricordo di Gabriele alla platea. Vieni Iano. Non in fretta perché non voglio essere sovrastato dalla emozione. E comunque intanto do a tutti voi il benvenuto in questo circolo che è la casa vostra, così come sono case nostre tutti i circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis. E porto specialmente il saluto di Angelo Binaghi che, sapete voi, ha fatto tante cose per il tennis e ha avuto anche buon occhio nell'individuare Gabriele come possibile poi eletto consigliere nazionale. Tutti insieme, iscritti i circoli affiliati, i soci dei circoli affiliati anch'essi, nel rispetto delle regole e con l'entusiasmo e la voglia di fare, per il puro e semplice gusto del fare e del fare bene, che si faccia il giocatore, l'allenatore, il maestro o l'organizzatore o il dirigente di circo, e siamo tutti tasselli di questo grande mosaico che è la nostra federazione, che in questi ultimi anni, concludendo un percorso che è cominciato nel dicembre del 2000, nell'anno 2000, a Fiuggi, ci sta dando grandi soddisfazioni, dando a tutti noi, non a tutti voi, a tutti noi. Sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista della serietà e della udienza e del rispetto che la Federazione Italiana ormai ha, c'è la TP che ci insegue, la BTR che ci insegue, offrendoci occasioni di organizzazione. E siamo noi che facciamo i difficili, perché in effetti le prove sin qui date della nostra federazione, che tutti noi e voi abbiamo dato, sono state positive. E quindi siamo tutti orgogliosi, possiamo essere giustamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che faremo e di quello che farete. Gabriele ci consegna il testimone del suo grande amore per lo sport, della sua capacità organizzativa, della sua capacità di affabulare, ma soprattutto di avere il consenso nel senso buono del termine, cioè dire: lui si guadagnava l'amicizia nostra, il rispetto nostro, facendo bene il suo mestiere, facendo bene quello che faceva, da uomo di sport e da uomo, ripeto, che allo sport ha dedicato tutta la sua vita. Io, altri lo ricorderanno qui meglio di me, comunque io lo conservo nel mio cuore e sono sicuro che anche voi farete così. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro al congresso. Grazie. Grazie Iano. Invito Michelangelo Dell'Edera, responsabile nazionale, presidente del Centro Studi Lombardi, il quale sicuramente da tecnico potrà esprimere anche dei concetti, dei ricordi che penso faranno bene anche a tutti noi che conoscevamo Gabriele. Vieni Michelangelo. Buongiorno a tutti e bentrovati anche da parte mia. Ricordare Gabriele non è semplice, mi sono emozionato appena sono entrato in quest'aula. Ho conosciuto Gabriele nel 1992, quando era un giovane maestro che accompagnava la sua regione, i suoi ragazzi under 14 alla Coppa delle Regioni, che si giocava in più circoli, non solo qui al CT Palermo, ma al TC Palermo 2 e al Country. E ricordo Gabriele con grande energia come maestro di tennis, con grande competenza, con grande passione,
riusciva a trattare i suoi allievi come dei figli, perché per noi insegnanti di tennis insegnare il diritto, il rovescio è cosa semplice, curare invece i ragazzi al di fuori del campo è cosa molto complicata. E Gabriele è riuscito a farlo come maestro di tennis, rappresentando questo ruolo di maestro come punto di riferimento per i suoi allievi e non solo, in modo straordinario. Tant'è che poi la sua competenza si è espressa non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista dirigenziale. Io sono venuto in Sicilia nel 2001-2002, quando Gabriele Palpacelli era diventato da poco... lavorava insieme a Pippo Adamo e da poco, da lì a poco, sarebbe diventato presidente del comitato regionale. La Sicilia, grazie a Gabriele, è stato un punto di riferimento per il sistema Italia, perché proprio con Gabriele Palpacelli, in questa meravigliosa regione, abbiamo sperimentato metodologie di insegnamento, metodologie di allenamento, progetti sportivi a livello provinciale, molto attento alla periferia della sua regione, e a livello centrale. Abbiamo portato i progetti che abbiamo sperimentato con Gabriele su tutto il territorio nazionale. Una volta essere diventato poi consigliere federale, ha continuato questo suo processo, un uomo della periferia prestato al centro, diceva, proprio perché cercava di portare all'interno del Consiglio federale, qui rappresentato da Daiano, Monaco, ancor prima, consentitemi, da Pippo Adamo, quindi dirigenti di grandissimo spessore. Bene, Gabriele è stato un riferimento, in modo particolare per me. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo istante, fino all'ultimo minuto. Pochi giorni prima di lasciarci, Gabriele era lì che lavorava per il Consiglio federale, per tutte le attività che dovevamo proporre, perché era il mio consigliere federale di riferimento. Il modo migliore per ricordarlo è non solo fargli un grande applauso, perché... continuità a quello che Gabriele aveva iniziato a fare in campo e che poi ha fatto come dirigente. E quindi il suo vicepresidente Giorgio Giordani sta cercando di seguire le orme di Gabriele, accompagnati da Italino Alfano e gli altri consiglieri regionali, che insieme porteranno ancora di più questa regione nel ricordo del grandissimo Gabriele Palpacelli. E consentitemi di consegnare ad Anna il gagliardetto della nuova federazione. Prego Anna, e quindi farei un applauso alla signora Palpacelli. Perché proprio nell'ultimo Consiglio federale il presidente Binaghi ha ricordato Gabriele dicendo: la Sicilia è la prima regione in Italia per il padel. Il successo è nato 4 anni fa, quando, discutendo con Gabriele, che non voleva il padel, si è reso conto che invece poteva essere un'opportunità per i nostri circoli, e quindi da uomo malato di tennis ha portato il padel nella sua regione, e oggi la Sicilia è la prima regione d'Italia anche nella disciplina del padel. Grazie Anna, grazie a te. E consentitemi di lasciare un gagliardetto a te Angelo, che ci rappresenti tutti all'interno di questo convegno. Grazie. Buon proseguimento. Grazie Michelangelo. Ora il presidente regionale Giordano, così chiudiamo la parte istituzionale della Federazione Tennis, e poi continueremo con i saluti istituzionali. Grazie, buongiorno a tutti, ciao Anna. Intanto ringrazio il dottore Giglio e il dottore Sodano di aver portato qua in Sicilia questo convegno, questo interessantissimo convegno, questi 2 giorni che ci verrà impegnati qua a Palermo. Grazie, perché è una grossa opportunità sia per la regione che per tutti coloro i quali parteciperanno a questo convegno. Io due anni e mezzo fa ho ricevuto proprio il testimone, lo diceva Michelangelo, da Gabriele, al presidente del comitato regionale. Devo dire testimone pesantissimo perché Gabriele è stato un grande presidente,
come diceva Michelangelo, ha portato la Sicilia a essere una delle prime regioni d'Italia, che ha fatto un lavoro veramente splendido in questi 12 anni. Quindi per me raccogliere l'eredità di Gabriele sicuramente non è una cosa facilissima. Gabriele, oltre ad essere stato un grande presidente, è stato un grande atleta, un grande maestro. Praticamente ha speso tutta la sua vita dietro il tennis, e credo che questo gli sia servito anche nel affrontare questa sua malattia. Il suo spirito agonistico che aveva, proprio affrontato questa malattia come se fosse un avversario, quindi lo ha con molta, ovviamente è stato molto dignitoso. Io lo sentivo quasi, non dico tutti i giorni, ma almeno 2-3 volte a settimana, ed era sempre positivo, sicuro che avrebbe vinto questa battaglia. Mi diceva: io sto affrontando un avversario, è un avversario difficile, ma io, come ho vinto grandissime partite, vincerò anche questa. Però secondo me lui nel suo intimo sapeva che le partite si possono vincere, ma si possono anche perdere. Però devo dire, ha fatto sino all'ultimo giorno con una grandissima dignità, quindi è stato veramente un grande sino alla fine. Noi lo ricorderemo sempre Gabriele in ogni istante. Abbiamo istituito un premio, il premio Gabriele Palpacelli, che assegniamo ogni anno alla festa delle racchette siciliane. Ora si chiama racchette siciliane perché la nostra federazione nel frattempo si è ingrandita, quindi oltre a tennis abbiamo anche il padel e il beach tennis, una manifestazione che a Gabriele aveva ideato 10 anni fa, e ogni anno l'abbiamo assegnato, proprio lo scorso anno la prima edizione, che è andata al maestro Germano Di Mauro, che insomma è un punto di riferimento per la nostra regione, ed è stato proprio il nominativo naturale a cui assegnare questa prima edizione di questo premio. E a settembre, proprio stamattina in consiglio, abbiamo deciso di istituire la Coppa del Comitato Memorial Gabriele Palpacelli, una manifestazione a squadre che coinvolgerà tutti i circoli della regione, e la cui finale si svolgerà qua a Palermo, ovviamente. E quindi questa sarà una manifestazione che ogni anno faremo e assegneremo questo titolo. Anzi, tu, Anna, assegnerai ogni anno alla squadra che vincerà il Memorial Gabriele Palpacelli. Concludo, in bocca al lupo per questo convegno, che sarà sicuramente interessantissimo, e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Giorgio. E allora passiamo, c'è il presidente del CONI provinciale, avvocato Canzone, che darà una targa. Leggiamo anche le motivazioni, se mi permettete, che il CONI regionale ha voluto dare a Gabriele. Leggo: all'uomo che ha saputo infondere i valori sani e profondi dello sport, che ci ha trasmesso l'amore e la convinzione che volontà, sacrificio e determinazione conducono al successo. Grazie Gabriele. E ora avrei il piacere di invitare per l'assessorato regionale alla sanità la dottoressa Ferro, che tra l'altro conosceva Gabriele, quindi credo che potrà dire anche un pensiero nei confronti di Gabriele, oltre che il suo saluto dell'assessorato, ripeto, regionale alla sanità, dipartimento da sole. Allora, intanto un abbraccio grande ad Anna. Capisco che questi momenti sono momenti difficili, ma
ritengo che questo ricordo dia veramente la dimensione di chi era Gabriele e che quindi dovrebbero riempire il cuore di diciamo di gioia, o quantomeno pensare a questo eredità di correttezza, di affetto e di umanità che ha lasciato. E ora, chiudendo questa parentesi di affetto che mi lega ad Anna da tanti anni, vi ringrazio per questo invito, anche se sono stata delegata e incaricata dal mio direttore generale, però il dottore Salvatore Requirez per l'assessorato per il dipartimento mi sono un po' emozionata, devo dire, quindi attività sanitaria ed osservatorio epidemiologico, dove c'è una notevole attenzione per quello che è la promozione dei corretti stili di vita. Non si fa altro che parlare di sedentarietà, di obesità, e l'assessorato è orientato con dei programmi di promozione della salute a incentivare l'attività fisica, grazie al supporto del piano nazionale e regionale di prevenzione. Recentemente è stato stipulato un protocollo d'intesa con il CONI, proprio per cercare di arrivare a tutte quante le fasce meno motivate a quello che è la promozione di corretti stili di vita. E chiudendo la parentesi istituzionale, non posso fare a meno che fare una parentesi personale, perché ho giocato a tennis tanti anni e questo titolo, il tennis allunga la vita, è particolarmente accattivante e anche vero, perché al di là appunto dell'attività fisica, che sappiamo tutti fa benissimo, ma anche un ruolo di lo sport in generale, un ruolo anche mentale importante, senza dire che per le giovani generazioni indirizzarli allo sport significa tanto altro, significa nelle fasce deboli quindi cercare di smussare quelle che vengono identificate come disuguaglianze, significa dare una ragione di vita, toglierli dalla strada, cercare di apprezzare una sana competitività. Quindi insomma il ruolo delle istituzioni è proprio quello di stimolare l'attività fisica, lo sport, e iniziative come queste, che apparentemente sembrano addette ai lavori ma in realtà abbracciano anche una platea e uno spazio più ampio. Vi auguro buon lavoro per questi due giorni e grazie ancora. Grazie per il pensiero, grazie anche per aver patrocinato questo convegno e quindi aver dato un lustro presenza della regione siciliana. Così ringrazio tutti quelli che hanno patrocinato, il Comune di Palermo e altre istituzioni, l'Università degli Studi, il Dipartimento Studi di Palermo, l'ex provveditorato, quello che si chiamava prima provveditorato. Tutto questo hanno veramente arricchito e potenziato il nostro convegno. Io chiudo ringraziando mia zia, perché poi Gabriele era mio cugino e quindi era una persona che, anche se non ci frequentavamo, nel senso frequentavamo perché la vita divide, nel senso ognuno c'ha i suoi impegni, però abbiamo tutte e due costruito una storia federale. Io ero il vicepresidente nazionale della Federazione Medico Sportivo per 14 anni e poi quando io sono uscito lui ha avuto e ha raggiunto questi vertici. Evidentemente noi l'avevamo nel nostro codice genetico, quello di dedicarci allo sport, di dedicarci agli sportivi soprattutto, ognuno nel proprio campo,
Io da medico, cercando di tutelare, cercando di migliorare la loro qualità della vita, cercando di stare attenti a quelli che potessero essere i problemi anche di tipo traumatologico, quindi cercando di fare crescere questi atleti nella maniera migliore possibile. E lui in fin dei conti faceva lo stesso, l'avete sentito dalle parole, lui dava la possibilità a questi giovani di crescere, ma non crescere solo tennisticamente, di crescere anche da un punto di vista umano, da un punto di vista inculcando quell'idea che è vero che si devono vincere le partite, però anche si può perdere nella vita. Purtroppo nel tennis non esiste il pareggio e per Gabriele il pareggio non c'è stato. Signori, io vi ringrazio e ora iniziamo i lavori congressuali. Grazie.